effettivamente ha dato del cimento fosse un qualcosa che è del femminile, del materno, ma dell'eterno anche, che le donne a volte sprigionano in situazioni particolari, perché, come si sa, noi italici siamo materni di suo, no? Siamo malati di maternità, tanto che insomma le madri poco si lamentano con i figli bad, no? Un pochettino cattivelli, si fanno ingoiare tutto le madri, no? Tante volte perdonano sempre, anche i figli maldestri. Questa volta Volumnia invece, questa madre straordinaria, a suo figlio, la città è assediata dai Volsci, gli sta facendo una cazziata, che poi insomma, diciamo, è un monito, forse uno dei più belli, è fatto dal Coriolano di Shakespeare, per cui veramente questa testimonianza, io già ringrazio anticipatamente, mica ti ringrazio dopo, poi vi ringrazio prima, quindi grazie prima. Prego, prego. Quindi vi ringrazio prima perché lo sforzo è stato notevole. Ed è uno dei pezzi, no? Torniamo sempre alle attrici. No? Voi sapete che c'è Riccardo III dove ci sta la madre che è una parte, ma questa è desiderata da molte attrici di una certa età, no? Non tantissimo. E vi assicuro che Anna Maria, alle prove che abbiamo fatto, a me certe vibrazioni veramente le ha date. Torno a ripetere, è teatro testimoniale, per cui c'è un atteggiamento dove il suono della vita e della strada qui torna imperioso. Anna Maria in Volumnia dal Coriolano di Shakespeare.